Oggi Viaggio con Wallace vi porta nella regione più piccola d'Italia, la Valle d'Aosta, conosciuta come la Valle dei 100 Castelli. Si dice che ce ne siano circa 130 tra torri, castelli e fortezze. Pont Saint Martin rappresenta la porta d'ingresso della Valle d'Aosta, posta sull'antica via Francigena, che dal colle del Gran San Bernardo portava i pellegrini verso il territorio piemontese. Bard è un piccolissimo borgo medievale che conta poco più di 150 abitanti ed è il comune più piccolo della Valle d'Aosta. È posta alla base di una delle più grandi fortezze della regione. Nel 1800, nel forte di Bard, si verificò uno degli assedi più grandi della storia. Napoleone, con i suoi 40.000 uomini, assediò la fortezza per 15 giorni, per poi distruggerla completamente. Con un bellissimo ascensore inclinato che sovrasta il borgo, si raggiunge la cima del forte, dove troviamo le prigioni che costituiscono uno dei luoghi di maggior fascino del forte. Ospitano 24 celle, tutte di dimensioni molto ridotte, circa un metro per due, disposte lungo quattro sezioni. Nell'ultima sezione troviamo come protagonista Camillo Benso, conte di Cavour, prigioniero di lusso. Durante la ricostruzione, a lui venne affidata nel 1831 la supervisione dei lavori. Ciao ragazzi, allora questa sera dormirò in un posto straordinario. Venite, vi faccio vedere la mia nuova camera da letto. Questo furgone è stato trasformato in camper dalla società Chichiva di Roma,
perché pensate che riesce a camperizzare qualsiasi tipo di veicolo, anche di tipo commerciale. Il castello Savoia non ha origini antichissime. È stato costruito solo nel 1900 dalla regina Margherita e grazie alla sua posizione strategica e a un panorama mozzafiato sembra che abbia ispirato la Walt Disney nella realizzazione di Cenerentola. Il castello sorge nei pressi del piccolissimo borgo di Gressoney-Saint-Jean e tramite un breve percorso, chiamato anche il Sentiero della Regina, permette di raggiungere il suggestivo e romantico castello. La posa della prima pietra avvenne il 24 agosto 1899. Al piano nobile troviamo un elegante e maestoso scalone in legno di rovere, intagliato con grifone e aquile, che conduce agli appartamenti reali. Il percorso si sviluppa poi attraverso la veranda, semicircolare, che si affaccia sulla valle con una splendida vista. Il castello di Verrè è posto su un picco roccioso che domina il borgo sottostante. Pensate che la prima volta è stato citato nel 1287. Nel 1500 iniziò il suo declino che durò ben 3 secoli, ma grazie a un gruppo di intellettuali piemontesi venne restaurato. Il castello di Son è uno dei castelli più famosi della Valle d'Aosta. Si trova di fronte al castello di Verrè. È di particolare interesse il suo cortile interno, dove vi troviamo una fontana del melograno e un coloratissimo porticato, un raro esempio di pittura alpina medievale.